Ed eccoci qua, tornati su Pokémon Y Random Lock. Nello scorso video ho conquistato la settima medaglia della regione di Kalos, come vediamo anche in grafica. E ora bisogna andare a trovare Elisio e la sua ciurma di sbandati, ovvero Team Flare, al Caffè Elisio, dove c'è la base segreta nel sottosuolo. E perché proprio al Caffè Elisio? Lo dice il nome. Eccolo qua, la recluta ci indica anche dove si trova il Caffè Elisio. E che succede qui? Salve. La specialità del giorno è battere in ritirata. Ah, potevo anche non affrontarlo? Quindi anche Mark, no, anche Mark lavora per il Team Flare, no! Tra l'altro, dopo la carriera fallimentare del calcio, si è dato al barismo, è certo. Si può dire barismo? No, all'alcolismo. Si è messo a fare barista. Ma guarda, ma io non lo so com'è possibile. Ma non abbattiamoci, andiamo avanti. Ho messo Combinsqua. Sì, vabbè, in caso contrario combattiamo. Una mossa, per favore, non ho tutto il giorno. Ora, si faccia da parte. Sì, l'accesso non sarà tanto segreto, te lo do io il segreto a te. Perché mi sa che l'accesso è proprio dietro questa caffettiera. Eccola là. Apriti sesamo. Sì, bastava battere solo il primo tirapiedi. Entriamo. Oh, Elisio! Benvenuto. Il mondo è giunto alla fine del suo cammino. Non tutte le vite potranno essere salvate. Solo i prescelti avranno un biglietto per il futuro. E tu? Desideri anche tu il tuo biglietto? Oppure vuoi cercare di fermarmi? Dimostrami le tue intenzioni lottando. Ah, ma così subito? Scott! Si chiama Scotty! Ok, oddio, sprizzi, oh mio dio. E questa fa male. Questa è molto grave. Allora, due palla ombra, con la terza dovrebbe essere a posto. Si è svegliato, Giga Sword. Ok, non ha fatto molto, però con la difesa speciale che ha droppato è fatta. Vabbè, la sconfiggevo comunque anche senza il drop, mi sa, Buffalant, no. Allora, Buffalant può fare molto male. È un Pokémon molto forte, ma con Zuffa e inversione, invece di perderla la difesa, la aumentiamo di uno stadio, sia normale che speciale, e fa localizza. Ok. Un altro tuonello, doppia hit di fila col tuono, mamma mia, come mi sfrego bene le mani. Abbiamo stallito. E dormi ancora! Mi tocca andarmi a curare comunque dopo questa. Il tuo cuore brucia il fuoco degli ideali, continua così. Ecco, allora, il mio ideale sarebbe che tu lasci perdere tutta quanta questa manfrina. Ma quanta passione ci mettete tu alla tua squadra di Pokémon? Mi sono proprio divertito, non si direbbe. Tu vuoi sventare i nostri piani? Ma rifletti un momento. Con i proventi del laboratorio ho sempre cercato di aiutare la gente, ma i miei sforzi non hanno dato frutto. Il mondo era troppo grande e pieno di sciocchi per risolvere tutti i problemi con le mie sole forze. Ho capito che è l'unica cosa da fare per salvare il mondo e ottenerne il controllo. Non mi aspetto che tu mi comprenda. Ma se vuoi davvero fermare l'arma suprema, dovrai esplorare il laboratorio e sfidare tutti i miei compagni. Quanto alla chiave dell'ascensore, è nelle mani di una scienziata del Team Flare. Abbombazza, sono tornato! Dunque, dove si va? Si va prima di qua? Oddio, come gira la testa! Oioi, 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 mi gira tutto! Ok, possiamo andare sulla pedana, credo. Giusto? Oh no, c'è la scienziata più cattiva qua. Ciao! Ma tu sei quel simpatico allenatore della centrale di Kalos, ci rivediamo, eh? Niente. Niente presentazione, tutto, ok. Ci annusiamo dopo! Ste guance colorate. Ah, probabilmente lei deve avere la chiave, sta qui da sola. Ti andrebbe un po' di Schweppes, solo io e te. No, per questo voleva qualcosa. Non voleva Abomasnow, ma Abomasnowite. Certo che è proprio. Certi no, le localizzazioni dei nomi fanno davvero pena a volte. È più veloce con B di Cresselia? Ma come? È confuso. Vai piccolo con B, ce la puoi fare. E vabbè, buonanotte. Bene, in squadra non ho messo nulla perché vorrei evitare di mettere un Pokémon che potrebbe diventare solo sacrificale. Quindi magari per il prossimo video rialleno tutti, li porto tutti a un livello decente
E anche il prossimo che entrerà in squadra, che non so ancora chi è, devo ancora decidere. Mi sono solo avvicinato e già ha usato la chiave. A che piano vuoi andare? Meno 2. Perché siamo a meno 1 già. Eccoci qui. Ok, fammi almeno arrivare davanti a te. Ascolta, tu che affronterai Elisio. Tanto tempo fa, in un lontano passato... c'era un uomo che amava molto il suo Pokémon. Ma un giorno scoppiò una guerra e l'adorato Pokémon partì per prendervi parte. Passarono così diversi anni. All'uomo fu consegnata una piccola cassa. L'uomo voleva riportare in vita il suo Pokémon a ogni costo. Costruì allora una macchina per ridonargli l'energia vitale. E poter abbracciare il suo amato Pokémon. Ma la rabbia dell'uomo, causata dal suo immenso dolore, non si era placata. Non poteva perdonare un mondo che aveva fatto del male al suo Pokémon. Trasformò la macchina che aveva costruito in un'arma dalla potenza devastante. Così l'uomo si fece portatore di distruzione, con una potenza tale che mise fine alla guerra. Ma l'energia vitale generata dall'uomo era costata la vita a molti Pokémon. E il Pokémon che aveva ottenuto la vita eterna non poteva non esserne consapevole. Fu così che un giorno il Pokémon abbandonò l'uomo. È sempre bella e fa sempre un certo effetto leggerla. Recupera la chiave. Nessuno deve usarla. Tutto scomparirà di nuovo. Tutti proveranno un dolore senza fine. Lo stesso dolore che non mi ha mai abbandonato. Quest'uomo è Azeta. Si chiama proprio come il leggendario sovrano di 3000 anni fa. Per qualche motivo portava al collo la chiave dell'arma suprema. È giunto finalmente il momento. Seguimi. Da dove? Pochi uccelli, qui ora è... la situazione è grave, Andiamo al piano meno 3. Quindi sì, il piano sopra era un meno 1. Strano. Ma va bene così. Devo venire di qua o di qua? Qua è chiuso, bene. Andiamo. Tutti i Pokémon e le Pokéball che abbiamo riunito sono nei loro posti. Conclusione, è tutto pronto. Non resta che procedere. Conto su di te. Quindi devo sconfiggere anche il Tizio qui? Uno di questi due pulsanti riattiverà l'arma suprema. Credo fermamente che i prescelti siano coloro che hanno la capacità di cambiare il futuro. Ti metterò alla prova. Sarai tu a decidere se risvegliare l'arma suprema o lasciarla nell'oblio. Ovviamente li premerò entrambi. Grazie all'emulatore si può. Oh, ho sentito tanto parlare di te, ti stavo aspettando. Ma prima voglio metterti alla prova, preparati! Ora, non è che perché è uno scienziato pazzo, che poi non è pazzo, è intelligente, è molto intelligente, allora ha questa voce così, no?
È solo così tanto per fare un po' di roleplay. E mo ci divertiamo. Anche in podio sta dando del suo meglio. È finita, Webster. Non credo ai miei occhi. Tu e la tua squadra siete incredibili. Grazie. E mo scegliamo il pulsante. Voglio rivelarti qualcosa di molto interessante. 3000 anni fa, un'arma suprema pose fine in un istante alla guerra che imperversava nella regione di Kalos. Alle mie spalle ci sono due pulsanti, uno blu e il rosso. Ma solo una azionerà l'arma suprema. Avanti, premine uno. Dunque, siamo su Pokémon Y, quindi premerei il rosso. Ti è andata male. A quanto pare, il rosso attiva l'arma suprema, e il blu? Secondo me anche. Hai indovinato, complimenti. Ma non ti servirà a niente perché attiverò ugualmente l'arma. Basterà usare il telecomando ed ecco fatto. Via all'attivazione, ma sei un pezzente. Sei un pezzente proprio. Ora, a parte le case piegate sul lato, ok? Dovevano essere distrutte, però la scena è bella, di per sé è molto bella. Hai visto? È rinata! L'arma suprema è sbocciata come un fiore avvelenato. Spariranno tutti, resterà solo il Team Flare. Guarda, quello è Cromleburgo. Sì, l'arma è sbocciata a Cromleburgo. Il sogno del capo si avvererà, nascerà un mondo meraviglioso. Finalmente la scienza trionferà. E se lo ripremo il pulsante non succede nulla. Quindi devo andare a Cromleburgo? A Cromleburgo c'è un'altra base del Team Flare. Perché se vi ricordate c'era una recluta che stava andando in un cumulo di pietra. Quello che sembrava un cumulo di pietre. Ma in realtà non era solo un cumulo di pietre. Oh, guarda qua che bella. Ma ragazzi, ma come si fa? Davvero bella. Allora che fai? Vuoi bloccare la strada? Vabbè. Ok. Pronti allora. Link, vengo anch'io. No, Serena, è troppo pericoloso. Non puoi venire con me. Vabbè. Io però intanto entro, eh. Poi fai come ti pare. Ah, senza mettere un codice. Niente? Ok. Però ragazzi, devo dire una cosa. Visivamente, per gli effetti che usano X e Y, sono dei bei giochi. Come ho detto sempre, come ho sempre sostenuto, il problema di questi giochi è l'intelligenza artificiale che fa davvero acqua da tutte le parti. Non è un'IA buona. È davvero pessima e il Team Flare, per quanto possa essere cattivo, ha uno scopo che non ha né capo né coda. Io voglio preservare la bellezza del mondo e per farlo lo distruggo. Bro, ma che cazzo dici? Cioè,